capogruppo di Italia viva abbassa i toni, dipende dal Presidente del Consiglio, decida lui, su tanti temi che noi abbiamo posto in modo molto puntuale ci aspettiamo che il Governo ci risponda, chissà la prospettiva delle urne li spaventa. Perché Renzi si è preso due rischi, il primo tornare alle urne dove Italia viva sparirebbe, complice anche il taglio dei parlamentari e difficilmente potrebbe fare squadra con le altre forze della maggioranza il secondo e diventare marginali in questa legislatura perché 12 senatori che attoggiano il Conte bis si trovano e anche tra i renziani ci sono quelli che vorrebbero tornare nel PD. Così ora arrivano segnale meno bellicosi, siamo al lavoro sul recovery plan Abbiamo mandato documenti scritti al governo con tutte le cose che non funzionano e proposte su come spendere, perché il governo è un po' in ritardo, ci aspettiamo che il Presidente del Consiglio trovi il tempo per risponderci, noi andiamo avanti con nostre idee così Maria Elena Boschi, Italia Vida, al Tg4. Dipende dal Presidente del Consiglio, decida lui su tanti temi che noi abbiamo posto in modo molto puntuale ci aspettiamo che il governo ci risponda, ha detto Boschi noi non vogliamo aprire una crisi di governo, ha detto l'esponente del partito Renziano, a noi interessa lavorare per il bene paese e al primo posto ci sono i cittadini. Per questo anche in questi giorni continuiamo a lavorare sulla sfida più importante, come ha detto anche il Presidente della Repubblica, come utilizzare bene i. 200 miliardi di euro che arriveranno dall'Europa, che sono una grandissima responsabilità per tutti noi perché riguardano il futuro non dei prossimi cinque anni ma dei nostri figli e forse anche dei nostri nipoti. Questa deve essere la priorità e noi su questo siamo al lavoro, vogliamo andare avanti, però siamo diversi dagli altri partiti. Per noi le poltrone sono importanti se si possono fare cose buone, se le nostre idee non piacciono, non servono neanche le poltrone. Ha detto Boschi.